Messina abbraccia i familiari delle vittime innocenti delle mafie. Mio padre era Filadelfo Aparo, poliziotto in servizio alla squadra mobile di Palermo. Collaborava con il dottore Boris Giuliano. La mattina dell'11 gennaio un commando uccise mio padre sotto casa, assieme ai familiari delle altre vittime. Non ci si sente soli, perché si pensa che questo problema l'hai avuto soltanto tu, invece siamo uniti nello stesso dolore. Giuseppe e Paolo Borsellino. Sì, hanno lo stesso cognome del giudice, però non c'entrano niente col giudice. Erano due imprenditori, mio padre e mio fratello, nel 92, nel giro di 8 mesi sono stati uccisi entrambi. Perché? Mio fratello perché non ha ceduto a racket delle tangenti, del pizzo, del vendere l'impianto alla mafia, e mio padre perché stava indagando. Dove è accaduto tutto questo? Lucca Sicula, provincia di Agrigento, e penso che possa accadere ancora perché non è cambiato nulla. I fratelli Campagna non potevano mancare, non mancano mai ad appuntamenti del genere, per Graziella e per tutti gli altri. Noi siamo sempre presenti sulle manifestazioni, anche perché portiamo il volto di Graziella, questi occhi innocenti, che chi ha contribuito ad ucciderla la deve guardare in faccia, deve guardare questi occhi innocenti e passarsi la mano sulla coscienza. Io auguro e spero che Dio non contribuita alla giustizia queste persone, e nella vita devono cambiare. Però oggi è una giornata straordinaria per tutti i messinesi, per tutta l'Italia, ed è giusto che si ricordino tutte le vittime innocenti delle mafie. Oppido Mamertino, 1998, uno scambio di macchine e lei ha perso tutto. Tutto, tutto. Siamo rimaste vuote, completamente. Lei ha perso mio marito e mia nipotina di 9 anni. E 3 siamo rimaste ferite. Sono qui e tutti gli anni, finché campo vengo sempre. La moglie di Giuseppe Macheda, sono passati tanti anni, cosa accadde in quel 1985? Lui faceva parte della squadra contro l'abusivismo edilizio sotto il pretore Angelo Giorgianni. È stato ammazzato sotto casa mentre faceva il rientro dal servizio il 28 febbraio del 1985. E nonostante tutto siete qui tutti insieme? Sì. Nonostante tutto sì, e lo saremo sempre. Suo padre chi era? Era il presidente del tribunale di Nicosia. Come si chiamava? Giannola, Antonino Giannola. Cosa accadde? Cosa accadde? E fu ucciso all'interno del tribunale. Ufficialmente a sparare fu uno dichiarato pazzo, finito in manicomio criminale. Ci ha mai creduto? Non siamo mai riusciti a capire effettivamente qual era la vera intenzione. Che 30 anni che aspetto mia figlia. Che non l'ho più rivista. Non è più tornata a casa? No. E non ho neanche la tompa per metterci un fiore. Non chiedo altro e non mi stancherò fino a che non ci sarò più di trovarla. Carmelo Di Giorgio, la memoria non si cancella perché è impossibile cancellarla. Lei ha questa foto appesa al petto oggi. Lui aveva 24 anni, aveva 22. È stato ucciso in Calabria, era un operaio. È stato ucciso lui assieme a Primo Perdoncini, che era di Verona, in cui dava il camion. Avevano delle arance, praticamente i titolari della ditta avevano turbato il mercato delle arance in Calabria. Ha pagato lui. Non sapere. La vita di una moglie. Tramite libera almeno si trova un senso anche alla sua morte, sperando che non succedano più queste cose. Giovanni Falcone, Francesca Morbillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Etty e Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli Muli. Però io mi do cuenta che llego in Italia e encuentro lo mismo. Mi rendo conto che non è solamente in Messico il problema della mafia. Vengo qui in Italia e mi rendo conto della sensibilità che c'è al riguardo. Il governo tappa molto eso. Allora,
l'immagine che voi vedete è quella di suo figlio. Lui continua a cercarlo, è scomparso con altri amici e il governo cerca di minimizzare la questione dicendo che sono circa 27.000 persone al massimo. In realtà, dai dati che hanno le associazioni che sono in questo problema, dicono che sono almeno tre volte tanto. Questa barba è il simbolo di un dolore che non si placa e non si potrà placare mai, ma che scomparirà nel giorno in cui ci sarà verità, verità per suo figlio, per sua nora e per quel nipotino che non è mai venuto alla luce. Questa verità noi la vogliamo, ma la vogliamo principalmente per voi ragazze. E noi familiari non vogliamo più vedere altre morti, altre stragi per mano la mafia. Quando mi dicono mafia, io dico mafia, ma chi è la mafia? Sull'uccisione di mio figlio c'entra lo Stato. Perché era un poliziotto suo figlio? Era un poliziotto. Figurati che questo poliziotto non ha voluto metterci in pericolo a noi, però ha lasciato scritto un biglietto. E cosa c'era scritto in quel biglietto? Che c'erano tante corrotte, mele marce dentro l'istituzione. Ho gridato giustizia in tutta Italia per fare conoscere la storia. La storia d'amore di Ninaida è diventata immortale come quella di Giletta Romeo, perché la conoscono tutti. Vincenzo Ferranti, Roberto Mancini, Domenico Martinucci. E a voi tutti, le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora notizie. Va la nostra memoria e il nostro impegno affinché in questo nostro paese finalmente